La nobiltà della Juventus e della Roma non è decaduta. Partita aperta che richiama il ricordo dei primi anni 80. Cabrini dopo 3 mesi raccoglie la staffetta ereditata da De Agostini, squalificato. Uscita una rete, si aprono subito le ostilità ed è la Roma più viva all'inizio. Il meglio di Tacconi per fermare la bordata di Policano. 11° Di Mauro dalla distanza, Tacconi è pronto. 13° Föller, Di Mauro, Desideri, gran destro e gran parata di Tacconi. 17° Roma ad un palo dal gol, Giannini supera Tacconi ma non è fortunato. 21° Cabrini, bravissimo, su punizione annuncia la riscossa bianconera, Peruzzi non si fa sorprendere. 23° Juve in gol, il miglior Laudrup della stagione, lanciato da Zavaro, offre a Mauro la palla dell'1-0. Un minuto dopo, Peruzzi sul tiro di Buso vieta alla Juventus il raddoppio. 27° la Roma pareggia, Föller sulla destra, il suo cross non viene agganciato da Policano, in recupero Napoli tocca la palla con una mano. Cornetti decreta il calcio di rigore che Giannini trasforma per l'1-1. Tempestilli, infortunato, lascia il posto a Collovati. 38° per la serie come ti sbagli un gol, protagonista Zavarov che a tu per tu con Peruzzi perde tempo e opportunità. 41° ancora Laudrup scatenato, Peruzzi è bravo. Ripresa, la Roma si ferma, la Juventus no. 6° ancora Cabrini su punizione, fuori di poco. 12° sulla respinta di Manfredonia, Laudrup batte anche di destro, altra gran parata di Peruzzi. 27° la Juventus invoca il calcio di rigore per questo intervento di Nela su Zavarov. 32° Laudrup è una mitragliatrice, ancora un bolide, ancora una parata. 34° escono Zavarov e Marocchi, infortunati per Favaro e Magrin. 38° ancora Laudrup, il suo cross finisce sul braccio sinistro di Manfredonia, calcio di rigore che Magrin non sbaglia, 2-1 per la Juve ed è festa bianconera, meritatamente.